Mattia, da quanti anni è che la vostra azienda produce Thai Rosso? Noi abbiamo cominciato a vinificare tè rosso nel 1989. Abbiamo qui ancora questa prima annata, come ricordo, ancora con nome tradizionale di Tokai Rosso. C'era una volta il Tokai Rosso. Sembrerebbe l'inizio di una favola, ma noi siamo qui oggi invece per raccontare una storia vera, la storia del vitigno principe dei Colli Iberici. Oggi parliamo del Thai Rosso. Da questo vitigno, che qui matura intorno al 10-15 settembre, si ottiene un vino un po' più originale degli altri vini rossi, che Claudio, nostro amico esperto degustatore, ci aiuterà un po' a inquadrare dal punto di vista sensoriale. Il vino che se ne trae da questo vitigno è estremamente gastronomico, è estremamente duttile. Si parte quindi da dei colori non particolarmente intensi, che possono diventarlo solo con la concentrazione e l'affinamento in legno, per poi passare a dei sentori che sono quelli del lampone fresco, maturo, sottospirito, macerato, per arrivare poi ai tannini, che non sono così intensi, che non sono così percettibili e sono estremamente utili ai piatti tipici del Vicentino. Un'antica leggenda racconta che questo vitigno sarebbe stato portato qui nei Iberici, a Nanto per la precisione, da un falegname circa 2 secoli fa, di ritorno dal servizio militare prestato in una regione tra l'Ungheria e la Slovacchia, dove in realtà non c'è mai stata traccia storicamente di questo vitigno, quindi probabilmente siamo proprio di fronte a una leggenda. E allora la verità dove sta? Ci viene in aiuto la genetica da questo punto di vista, che alla fine degli anni 90 ci ha consentito di capire che il Tokaj Rosso fa parte di una famiglia molto diffusa nel Mediterraneo occidentale, la famiglia delle Grenache. Un vitigno, quindi, che a seconda di dove viene coltivato, prende una denominazione differente: Canonau in Sardegna, Garnacha nel nord-ovest e nel nord-est della Spagna, Grenache nel sud della Francia, eccetera, eccetera. Cambiano i modi di denominare questo vitigno a seconda di dove viene coltivato. Quello che non cambia sono le sue esigenze: climi caldi, secchi, ventilati, tanta luce. Grazie a te, Claudio, sei sempre molto efficace. Io adesso vado dal primo produttore a Selva di Montebello per scoprire un po' meglio in cantina che cosa succede con questo vitigno. Grazie, Claudio, alla prossima! Presto e grazie ancora. In questa tenuta, nella parte più a sud dei Iberici, che cos'è che coltivate? Allora, lì coltiviamo quindi solo vitigni a bacca rossa, il Merlot, il Cabernet Sauvignon, lo Shiraz e il Tè Rosso. Io sono qui oggi per parlare di Thai Rosso, però con te, Mattia. Andiamo. Bene. Quando è arrivato il Thai Rosso qui nei Colli Iberici? Sembra che l'arrivo di questo vitigno risalga a circa il 1300, all'epoca del papato di Avignone, in quanto l'arcivescovo di Vicenza era un forte sostenitore del papato avignonese e sappiamo che Avignone si trova nel cuore della zona di produzione della Grenache. Ecco quindi svelato il mistero. Come azienda produciamo due tipologie di tè rosso. La prima, quella che andiamo ad assaggiare adesso, è la versione, diciamo, più tradizionale, quella più classica, quella come veniva interpretato il tè rosso abitualmente. Quindi una versione di tè rosso molto fresca, fruttata, con un basso grado alcolico, in cui andiamo ad
esaltare il lato fruttato di lamponi, di frutti di bosco, di more, di questo vitigno. Tra l'altro, assaggiandolo, ho anche sentito che ha pochissimo tannino, fa proprio della freschezza la sua arma vincente, questo vino. Sì, esatto. Il tè rosso ha questa caratteristica che noi qui andiamo ad esaltare, appunto, andando a evidenziare la sua facilità di beva, la sua acidità che comunque resta. Inoltre abbiamo una seconda versione, una versione che invece fa anche un passaggio di barrique. Ah, me lo fai assaggiare? Certo. Beh, c'è una notevole differenza già a partire dal colore tra questi due tè rosso. Differenze che partono già dal vigneto. In questo secondo versione tè rosso andiamo a fare sia un diradamento dei grappoli a giugno che una cenita delle uve. Perché? Perché in questa versione noi vogliamo andare ad evidenziare anche la potenzialità di affinamento e invecchiamento di questo vitigno, pur preservandone le sue caratteristiche di freschezza e fruttato. Mattia, si chiama Corallo questo tè rosso per via del colore o c'è qualche altro motivo? Non solo, sì, anche il colore grazie al suo rosso rubino molto acceso, ma anche grazie alla origine geologica dei vigneti da cui queste uve vengono coltivate e vendemmiate. Cioè avete trovato tracce di coralli nei vostri vigneti? Quella zona dei Colli Berici, la punta meridionale Colli Berici, ha un'origine da barriera corallina. Fino al 2007 non solo il vitigno ma anche il vino che se ne otteneva poteva essere denominato Tokai Rosso. Dopo una sentenza dell'Unione Europea orientata a evitare confusione con i vini dolci prodotti nella celebre zona ungherese, ha fatto sì che un po' tutti i vini con un nome somigliante dovessero ribattezzarsi. Nel caso del Tai Rosso, questa scelta Tai è stata dettata dal fatto che noi amichevolmente nelle nostre cantine lo abbiamo sempre chiamato così. Mattia, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo, ci hai aiutato a scoprire un sacco di cose sul Tai Rosso. Grazie di tutto. Grazie a te. E adesso seguitemi perché andiamo a conoscere un'altra produttrice che interpreta il Tai Rosso in una maniera un po' diversa. Andiamo. Ciao Serena. Ciao Giovanni, benvenuto. Grazie per averci accolto qui nella vostra azienda a Brendola, nella parte più a nord dei Colli Berici. Da quanto tempo siete arrivati qui? È ormai più di 5 anni, siamo arrivati nel 2017 in agosto. Voi non nascete viticoltori però, giusto? Giusto, io e mio marito Claudio abbiamo un'azienda zootecnica e per diversificare un po' l'azienda abbiamo deciso di acquistare questa proprietà e creare un futuro lavorativo ai nostri figli. Questa è una bellissima storia. Noi però oggi siamo qui anche per parlare soprattutto del Tai Rosso. Andiamo un po' in cantina? Andiamo, con piacere, seguimi. Sono circa 122 gli ettari di Tai Rosso coltivati nella regione Veneto e si trovano tutti qui in questa zona, a ulteriore conferma del fortissimo legame tra il Tai Rosso e la zona dei Colli Berici. Quante tipologie di vino producete qui a partire dal vitigno Tai Rosso? Produciamo quattro tipologie di Tai Rosso, un fermo che fa solo acciaio, un fermo che fa affinamento in legno per 18-24 mesi, un passito di Tai Rosso ma portato a secco, non dolce come pensano tutti, e uno spumante rosé di Tai Rosso con la certificazione DOC. Ah, uno spumante rosato di Tai Rosso, beh adesso me lo fai assaggiare. Con piacere. Andiamo. Racconti un po' come nasce questo spumante di Tai Rosso. Nel nostro vigneto una parte fa dei grappoli molto succosi e consistenti, quindi la raccogliamo in anticipo rispetto alla vendemmia nostra perché abbia l'acidità giusta per poter diventare uno spumante d'eccezione. Lo vinifichiamo in bianco e poi quando faremo la vendemmia di tutta l'altra uva verso metà ottobre estraiamo un 10% dalla base del vino fermo di Tai
e l'assembliamo con questa e poi lo mandiamo a fare metodo Martinotti. È un vino a cui tieni molto, ho la sensazione che lo spumante di Tè Rosso sia un po' il tuo vino del cuore, Serena, sì. O sbaglio? No, è il vino che mi ha fatto decidere di acquistare questa cantina, mi sono innamorata di questo spumante. Abbiamo un bellissimo vigneto di Tè Rosso qui alle nostre spalle che mi suggerisce un'ultima domanda. Avete altri progetti in cantina legati a questo vitigno o vi fermate qui? No, abbiamo in progetto un rosato fermo di Tè Rosso, qualcosa di diverso e di particolare che altri non fanno. Quindi ci dovremo per forza rivedere tra un annetto o due. Sì, volentieri. Più versatile di questo Tè Rosso sembra non esserci nulla. Serena, ti ringrazio per averci raccontato qualcosa di interessante, per averci fatto scoprire qualcosa di più di questo vitigno del Tè Rosso. Qui da Brendola, alla Porta dei Colli Iberici, è tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a te, ciao! Distant dreams.